L'ennesimo rovescio casalingo di una stagione troppo simile a quella più ombre che luci dell'anno scorso inizia a lasciare scorie importanti. Il Bologna non riesce a svoltare. Se la sconfitta di Napoli era stata accompagnata soprattutto da strascichi arbitrali, quella del derby dell'Appennino trova davvero poche scusanti. Una nuova molle prova che lascia tanta delusione non solo nei tifosi. Siamo sempre qui a parlare di occasione persa, no? Quindi ragionando a mente lucida mi soffermo un po' a pensare che comunque questa è una squadra che non riesce mai ad avere una striscia positiva importante, no? Striscia positiva intendo partite giocate bene, quindi risultati positivi, 3 punti, più una serie di pareggi, più una vittoria, che ci permette poi di fare quello step in più, quel salto di qualità, proprio a livello di squadra, per poter poi andare a guardare la classifica in maniera diversa. Il rammarico resta grande. Dalle parole del centrocampista rossoblù si capisce di non poter prescindere dalla voglia di scendere in campo sempre per ottenere il massimo risultato. Mentalità che si costruisce di gruppo e sulla quale tutti dovranno trovarsi allineati in questi mesi per non incorrere in un finale di stagione fotocopia rispetto a quello tutto da dimenticare della scorsa stagione. Questa è una partita che il Bologna poteva pareggiare benissimo, no? Ha avuto le occasioni anche per vincerla col tiro di Mattia. E poi secondo tempo non mi ricordo, la Fiorentina è stata pericolosa solo col tiro di Chiesa, se non sbaglio. Quindi ripeto, a noi ci manca veramente questa striscia positiva di qualche pareggio in più.